Spartan Mania. Non si placa a Gubbio il formidabile eco della Spartan Race, a ormai più di una settimana da una tappa che ha consentito alla città di pietra di arrivare in ogni parte del mondo. Una vertigine che nemmeno il meteo inclemente è riuscito a stoppare, con oltre 5.000 atleti e circa 10.000 presenze complessive in una due giorni andata ben oltre ogni rosea aspettativa tra l'organizzazione del Team Spartan e amministrazione comunale. Un evento ulteriormente coronato dalla doppia vittoria di Manuel Moriconi, che ha conquistato le gare Beast e Super per un doppio successo che rimarca lo status internazionale del fortissimo atleta eugubino, capace di creare un movimento di appassionati che oggi conta centinaia di spartani nel territorio, come racconta lo stesso Manuel al caffè di TRG. Uno sport, una passione nata per caso, e portarla avanti nel tempo, ormai sono 8 anni, e arrivare a portarla qui a casa già era un sogno, e poi vincere proprio non una ma tutte e due le competizioni è stato più che un sogno fondamentalmente per me. Mi aspettavo insomma una bella risposta dai, più che altro dai ragazzi qui di Gubbio, ma è stata anche quella un movimento molto molto ampio, soprattutto una volta visto l'evento i ragazzi hanno risposto in maniera positiva, iscrivendosi anche alle tappe successive come Cesenatico, che ci sarà tra un mese, quindi vuol dire che abbiamo creato qualcosa di buono, abbiamo portato qualcosa di buono nella città. Il fascinoso percorso tra centro storico e zone montuose ha esaltato sia gli spettatori che i massimi organizzatori della kermesse, tanto da ufficializzare con un anno di anticipo l'edizione 2024 che si terrà il 20-21 aprile, per la grande soddisfazione di una macchina organizzativa che ha cercato di limitare il più possibile eventuali disagi per cittadini e residenti e proverà a migliorare ancora il già ammirevole lavoro svolto tra 12 mesi. Come conferma la General Country Manager di Spartan Race Italia, Giulia Zomegnan. È stata una tappa, noi pensavamo fosse una tappa complicata, in realtà no. È stato sorprendente come tutti gli eugubini, perché questo ci tengo a sottolinearlo, ci abbiano subito aiutato e supportato in una logistica che per noi è comunque complicata. Abbiamo creato loro dei disagi, perché inevitabilmente Spartan è un evento che si snoda su 21 chilometri e principalmente le strade vanno chiuse, quindi loro, io mi rendo conto che per loro possa essere stato comunque un disagio vederci entrare nel centro storico con dei mezzi molto grandi, piazzare delle strutture, metterle in sicurezza. Tanti di loro non se l'aspettavano probabilmente, perché è un evento nuovo, però nessuno ci ha creato un problema, anzi ci sono tutti venuti incontro, e questo per noi è stato fondamentale, ed è anche proprio per questo motivo che abbiamo voluto subito prendere la palla al balzo e chiedere la conferma del 2024, perché siamo convinti che con un anno di lavoro loro adesso, soprattutto chi è nel centro storico, ha più modo, diciamo, di conoscerci, e insieme si può fare un altro grande evento. L'obiettivo dell'anno prossimo è di portare molti più stranieri, che quest'anno, ti dico la verità, erano meno, perché nello stesso weekend c'erano 12 eventi Spartan in contemporanea nel mondo, e alcuni facevano parte di nuovi campionati, di nuovi circuiti, quindi tanti hanno provato anche un'esperienza diversa, diciamo, per provare appunto questi nuovi format. L'anno prossimo invece abbiamo spostato di una settimana, proprio guardando il calendario anche delle gare che già sono state annunciate a livello europeo, per permettere a più stranieri di conoscere quello che è stato, perché anche se il tempo ci ha un po' fermato, diciamo, che non è che ci abbia aiutato, tutti erano entusiasti del percorso, della gara, dello scenario, perché è stata molto scenografica. Quindi il nostro obiettivo l'anno prossimo è di portare molti molti più stranieri. È la prima volta in 10 anni che noi annunciamo una gara con un anno di anticipo. Chi ci conosce è sorpreso, infatti pensavano fosse uno scherzo, e invece l'abbiamo fatta subito proprio per stabilire e iniziare un percorso che speriamo duri tanti anni.